Buongiorno a tutti, ben ritornati nel canale. Io sono qui di nuovo con i preferiti dell'estate 2019. Questo video è sempre in collaborazione con la mia dolcissima Mimmi. Lo sapete che ormai sono veramente anni che noi realizziamo, insomma, questa tipologia di video insieme. Vi lascio la intro e iniziamo subito con il video. Allora, io inizierei a parlare della categoria beauty. Per la categoria beauty non ho tantissime cose, sinceramente, perché ad estate io tendo a non truccarmi tantissimo. Contate che poi sono anche stata tanto tempo a casa, quindi non è che avevo bisogno comunque di agghindarmi, non dovevo manco andare in giro. Sapete anche che nei miei ultimi 2 anni il mio rapporto un po' con il make-up è totalmente cambiato. Generalmente se mi trucco completa dalla testa ai piedi, nonostante mi piaccia veramente ancora tantissimo truccarmi, il trucco in generale, lo faccio in generale se proprio devo uscire e fare qualcosa di speciale, se no anche se è un'uscita semplice o se devo stare a casa non mi trucco. Un prodotto che vi voglio citare, che mi ha accompagnato davvero per tutta l'estate, è un mascara a mio parere fenomenale, super economico e super volumizzante, ed è appunto un mascara che avevo anche citato nello scorso preferiti e ve lo ricito di nuovo perché magari qualcuno se l'è perso. È il mascara di Catrice e dopo 2 passate mi fa un effetto pazzesco e io davvero ve lo straconsiglio. Se mi seguite su Instagram e se non lo fate, vi consiglio di andarmi a seguire. Mi chiamo Beauty Nursing Pills. Sicuramente avrete visto che proprio nell'ultimo periodo quello è l'unico mascara che indosso, soprattutto perché quando la sera vado a struccarmi non mi lascia, cioè non devo sfregare tanto le ciglia, e adesso vi spiego anche perché. Un altro prodotto che vi cito è appunto questo siero che mi ha accompagnata praticamente per la fine di agosto, diciamo, dalla terza settimana di agosto, diciamo così, ed è appunto questo siero, il marchio è Mia Lash. L'ho comprato su Amazon, l'ho comprato, non è sponsorizzato, no, ADV ovviamente, ed è un prodotto che è stato fondamentalmente sponsorizzato da Valentina, che non so se la seguite, lei si chiama La Rotten su Instagram. Mi fido tantissimo delle sue recensioni, a prescindere dal fatto che lei sponsorizza un determinato prodotto, comunque sia, quando lei sponsorizza effettivamente, prima testa i prodotti, quindi prima di parlarcene l'aveva testato per 5 settimane. È appunto questo siero che voi mettete la sera, lo applicate dall'attaccatura delle ciglia e poi per tutte le lunghezze delle ciglia. Io lo faccio anche sulle ciglia inferiori e se andate a vedere all'interno delle mie storie in evidenza su Instagram si vede proprio anche solamente dopo 4-5 applicazioni che le ciglia mi sono cambiate tantissimo, ed è una cosa che già non avevo mai visto, soprattutto in così poco tempo. Metto questo siero ogni sera e ve lo giuro è pazzesco perché non mi aspettavo un risultato del genere. Il prezzo pieno, quindi senza il suo codice sconto, perché io purtroppo l'ho preso senza il codice sconto perché non l'ho fatto in tempo, è stato di, se non mi sbaglio, circa 30 euro, era tipo 29-28 euro qualcosa, comunque circa una trentina di euro. Un altro prodotto che vi super cito, io quest'anno, cioè davvero come non mai ho vissuto di Amazon pazzesco, è un olio che io avevo già provato anni fa. Me li aveva fatti provare questi prodotti di Nuxe una mia amica, insomma, e ho voluto riprendere il loro olio secco. Su Amazon l'ho pagato tipo circa 12 euro, era un flacone di olio, e è vero, i prodotti di Nuxe costicchiano un pochettino, però credetemi, per i capelli, per il corpo, soprattutto anche un procento di quest'inverno e soprattutto perché non unge, è un olio secco che io vi super consiglio. E poi una cosa che mi piace tantissimo della Nuxe è l'odore. Cioè il profumo di questo olio secco è paradisiaco, poi mi sa di pulito, mi sa di fresco e mi ricorda tantissimo l'estate. Contate che è un flacone in vetro e io me lo porto anche dietro, avanti e indietro, anche quando vado da Marco, che rimango da dormire da lui. Non mi pesa, ecco. Quest'estate sono andata comunque anche una giornata in piscina, me la sono portata lì. Parlando di sempre beauty, diciamo così, sicuramente vi cito questa spazzola, ed è una spazzola 2-in-1 che sicuramente, se mi avrete seguito quest'estate nei miei vlog, vi ho fatto un po' di first impression, ve ne ho parlato un po' anche all'interno delle storie, e davvero mi ha accompagnato tantissimo per quest'estate, a parte farmi sudare come non so cosa. È una spazzola che io vi super consiglio, presa su Amazon anche lì, cioè Amazon veramente in questo video è la regina o il re. Amazon è maschile o femminile? Che cacchio di domande faccio?
Davvero, questa spazzola mi asciuga velocemente i capelli, in circa 20 minuti sono asciutti e ho anche la piega fatta. Se andate a vedere appunto il mio video vlog, insomma, o ve lo lascio qua in sovraimpressione, ma comunque ve lo lascio anche nell'info box se volete andare a vedere un pochettino come l'ho sfruttata, come la utilizzo. E è una spazzola che soprattutto perché hai i capelli lunghi io super consiglio, ma perché comunque sia non dovete nemmeno sprecarvi più di tanto, perché alla fine fa tutto questa spazzola. Un altro prodotto che vi cito è questa maschera per i capelli colorata. Come potete vedere, io, anche se mi guardate negli scorsi video precedenti, mi sono fatta quest'estate i capelli scuri. Io porto la decolorazione bionda, barra biondo cenere, barra marrone, castano chiaro, diciamo così, dal 2015. Cioè dal 2015 ho iniziato a decolorarmi i capelli, però se ricordate bene io avevo i capelli corti. E crescendo appunto questi capelli sono sempre stati decolorati, non mi sono mai vista scura con i capelli lunghi lunghi. Ed è stata veramente la prima volta dopo tantissimi anni. E devo dire che con i capelli più scuri mi piaccio tantissimo, cioè penso che, non so, magari adesso a settembre li farò definitivamente dalla parrucchiera. Comunque questa è una maschera colorata che appunto mi ha colorato i capelli per un tot periodo, adesso un pochettino sono tornati, vede che sono più chiari rispetto alla radice, il colore va via anche abbastanza velocemente, insomma dopo tipo 5-6 lavaggi o comunque si attenua abbastanza, ed è della Biopoint e ve la super super consiglio. Per quanto riguarda la musica di questo mese, io a parte il fatto che mi sono drogata assolutamente di Spotify in casa perché ho Google Chrome per la TV, quindi lo attaccavo sempre lì, e mi sono davvero drogata tantissimo di Shawn Mendes, che mi sono scaricata tutte le sue canzoni su Spotify, cioè quelle sono le uniche canzoni che posso ascoltare offline per farvi capire. E niente, ho continuato imperterrita quest'estate con le canzoni di Shawn Mendes, non lo so, cioè, ma tutte, tutte, non sto scherzando. Telefilm e film. Allora, film non ne ho sinceramente visti, o comunque se li ho visti sinceramente non me li ricordo. Poi se qualcosa mi avesse colpito in particolare me lo sarei ricordata. Ma comunque telefilm assolutamente. La Casa di Carta a fine cos'era? Era fine luglio, a dire la verità. Forse ve l'avrò anche citato nello scorso video, ma La Casa di Carta top. Cioè io mi ricordo che noi eravamo al mare io e Marco, e quando eravamo in spiaggia continuavo a dire: "Dai, abbiamo il wifi in spiaggia, guardiamo La Casa di Carta". Niente, alla fine poi ce la siamo guardati quando siamo tornati a Milano, ma tipo in una notte ce la siamo sparata tutta, una giornata più una notte, cioè come i matti. È un telefilm che io ho rivisto soprattutto la prima parte fino a questa stagione qua che è uscita a luglio. L'ho rivisto due volte per farvi capire. Prima l'avevo vista da sola, la seconda volta l'ho rivisto con Marco perché appunto gliel'avevo consigliato e lui è l'unica persona con cui mi riguardo i telefilm praticamente. E niente, quindi non vediamo l'ora della prossima stagione, ecco. Il telefilm che ha colonizzato letteralmente il mio agosto è stato Revenge, Vendetta. Allora, questo telefilm anche lo sto iniziando a rivedere di nuovo. Sempre grazie a Marco, perché anche appunto io non pensavo che lui piacesse. Quest'estate appunto io me lo sono vista perché ero da sola. Pazzesco, a parte il personaggio protagonista, cioè lei, Emily o Amanda, insomma quel che l'è, è geniale, è veramente 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 geniale. Io ve lo straconsiglio. Parla appunto di questa ragazza che ha subito un torto dall'infanzia, un torto, anzi un torto, un'ingiustizia, diciamo così. Suo padre è finito appunto in galera ed è stato assassinato in carcere e lei era piccolina, quindi comunque ha passato la vita fra assistenti sociali, riformatorio, eccetera, insomma, e arriva dopo tot anni a rivendicare suo padre. Vi dico solo questo. Passando a diciamo vestiti preferiti, allora, a parte che appunto quest'estate sono stata tantissimo con reggiseno sportivo, leggings, pantaloncini, insomma tutte queste cose qui, però volevo troppo citarvi questa maglietta, la bellezza di questa maglietta di TZS, presa tipo per 4 euro, lascio a voi, è stupenda, io la adoro. Un accessorio che mi sono dimenticata di citarvi è questa. È una collana che adesso in questo momento non indosso perché fa veramente caldo, e quindi mi sento tutta tipo super appiccicosa. È una collana che io metto da una marea di anni e ancora oggi avete il coraggio di chiedermi dove io l'abbia presa. È una collana che mi è stata inviata tempo fa, però sempre quest'anno, da Happiness Boutique.
Cosmetic si chiama il sito, e ve lo lascio nell'info box. Se andate appunto, se scorrete all'interno delle mie foto di Instagram, ci sono anche le foto, insomma, ed sono quelle collanine che comunque sia sono un po' di anni che vanno abbastanza di moda, diciamo così. Io comunque una collana che metto che sia d'estate, d'inverno, la metto sempre, e devo dire che questo modello di questo sito mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché il primo che avevo anni fa l'avevo comprato io su Etsy. E si è rovinato tantissimo, a parte che però ci facevo il bagno, davvero, cioè lo utilizzavo ovunque. Con questa anche per rifare il bagno tendo a levarla, perché penso che se questa estate l'avessi utilizzata anche per rifare il bagno, anche se mi è capitato un po' di volte, sarebbe, cioè, mi si sarebbe rovinata. È un prodotto che super consiglio, soprattutto all'interno di questo sito. Ultimo step, insomma, di questo video sono i momenti di questo mese. Allora, io devo dire che questo mese qui è stato tantissimo un mese molto da solitaria, devo dire. Io ho preferito rimanere praticamente a Milano da sola ad agosto, perché appunto settembre avevo, cioè ho tuttora un esame abbastanza imminente che purtroppo un po' ha determinato la mia estate, ecco. E io per scelta me la sono voluto portare a settembre e quindi mi sono dovuta ritrovare ad agosto a dover studiare. Ma, nonostante appunto senza il fidanzato, senza i genitori, ho trovato tipo la mia pace dei sensi. Non vi dico che preferisco stare da sola, nel senso io non ho problemi a stare da sola, è quello il punto. A me piace, cioè mi piace dedicarmi del tempo. Ovvio che se sto sempre a casa, faccio sempre le mie cose, sono sempre da sola. Comunque a Milano non c'era nemmeno nessuno, nemmeno tra le mie amiche, dico, o comunque quelle che c'erano, alla fine ognuna di noi aveva sempre qualcosa da fare. E quindi io sono l'ultima che veramente vuole andare a disturbare, a fare, disfare, eccetera. Però davvero ho avuto tantissimo tempo per me, mi sono rimessa con il mio bullet journal a, insomma, a ridecolorarlo, non lo so, ho fatto una marea di cose e ho riscoperto tantissimo la cucina e davvero non dico che sono una cuoca doc, però da che prima, cioè proprio non mi interessava cucinare i primi piatti, i secondi piatti, cioè io sono molto amante della cucina per i dolci, cioè a me piace cucinarli i dolci nonostante io preferisca il salato, lo so, è una cosa abbastanza strana, infatti per fortuna mio fidanzato cucina da Dio e non tanti dolci, però i primi piatti, i secondi piatti sì, quindi ci compensiamo. Però mi sono riscoperta tantissimo in questo, che alla fine sono abile, cioè non è che sono così ignorante, insomma, in materia, ecco. E infatti mi ero posto appunto questo obiettivo di imparare comunque a cucinare anche solo ricette veloci per me. Quando avevo voglia cucinavo, insomma, mi è piaciuto tantissimo questo periodo alone. E poi ho riscoperto tantissimo l'allenamento, quanto mi piacesse allenarmi. Ormai alla fine, da quando ho iniziato infermieristica, non riuscivo più ad allenarmi così tanto intensamente come ho fatto questo mese. Infatti ero arrivata tipo a fine luglio, inizio agosto, che comunque se avevo preso un po' di peso. Lo so che non si vedeva, magari non si vedeva, non lo so, però i miei pantaloni, i miei jeans che ho sempre messo durante l'anno non mi si infilavano più, cioè io, credetemi, tipo, invece adesso ho perso quei, cos'erano, 2 chili che dovevo perdere e niente, quindi comunque sia ho deciso appunto di riprendere comunque il mio allenamento, anche perché ne ho bisogno, mi serve anche tantissimo come valvola di sfogo. E niente, insomma, questo qui era il video in questione. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E perdonatemi la logorraggine, però insomma avevo un po' di cose da dire, infatti non so come farò a montare questo video. E niente, sicuramente dopo un esame ci vedremo un po' più spesso, cercherò di caricare almeno quest'anno, almeno un video a settimana, mi impegnerò. Giuro, questo qui sarà il primo video che cadrà a settembre, quindi mi ci devo impegnare. Fatemi sapere come sono andate le vostre vacanze, fatemi sapere soprattutto dove siete andate all'interno appunto dei commenti. A presto. Cheers.